in collaborazione con Alexa. Cosa faccio con questi vecchi gioielli? Vai alla gioielleria Monte Carlo. La gioielleria Monte Carlo acquista oro, argento e pietre preziose con pagamento immediato a prezzi imbattibili. Gioielleria Monte Carlo, via Ghega 19, di fronte al Conservatorio Tartini a Trieste. Italspurghi Ecologia. Dal 1984 accumuliamo esperienze ed eliminiamo rifiuti. Operiamo con successo a livello civile, industriale e pubblico, con il nostro vasto parco mezzi ed una solida esperienza acquisita sul campo. Italspurghi Ecologia ti libera in modo sicuro di qualsiasi tipo di rifiuto. Hai problemi con i tuoi scarichi? Risolviamo qualsiasi emergenza, anche quelle che devono ancora accadere. Italspurghi Ecologia è tutela dell'ambiente in ogni senso, ma soprattutto in concreto. Pronto intervento Italspurghi Ecologia 800 329 669. Attivo 24 ore su 24. Summer & Co. Shipping. Ottica Journal Photo in piazza della Borsa 8 a Trieste ha riaperto al 100% in sicurezza, ma con il 50% di sconto su tutti gli occhiali da sole, sulle montature da vista ed anche sulle lenti da vista. Un assortimento incredibile delle migliori marche, tutto scontato al 50%. Fatevi un regalo al 100% in sicurezza, ma con il 50% di sconto. Vi aspettiamo da Ottica Journal Photo in piazza della Borsa 8 a Trieste. Becta SRL, da 24 anni al servizio della provincia di Trieste. Siamo qui a proporvi i nostri migliori climatizzatori giapponesi. Fuji Electric, Fujitsu, Hitachi, Mitsubishi Heavy Industries, con garanzie fino a 8 anni. Chiamateci per un sopralluogo gratuito, verremo a casa vostra dotati di dispositivi di protezione individuale necessari per garantire la vostra e la nostra sicurezza. Apparecchiature in pompa di calore ad altissimo rendimento, efficienza e qualità. Inoltre potremo anche proporvi le nostre apparecchiature per l'igiene dell'aria. Zinelli e Perizzi presenta il Centro Cucine Hacker in Spazio Caboto a Trieste. Grande design e convenienza in uno spazio dedicato alla tua voglia di cucina per esprimere la qualità tedesca ad un prezzo italiano. Inoltre, soluzioni di arredamento in grado di tradurre funzionalità ed aspettative, caratteristiche dell'inconfondibile. Firma Zinelli e Perizzi, in via Caboto, angolo via Malaspina. Spazio Cavana, spazio alle idee. Bentrovati al Caffè dello Sport su Tele4 con una partenza a due facce per Pallacanestro Trieste Allianz e Triestina. Da una parte una partenza lanciatissima contro Cremona dei ragazzi di Dalmasson che hanno letteralmente dominato la partita, dall'altra una Triestina che purtroppo ha perso all'esordio a Rocco con la neopromossa Matelica. Insomma, due facce molto diverse, ma naturalmente siamo solo alla prima di campionato. Ne parleremo assieme a Andrea Procaccio della Triestina, attaccante della Triestina, grazie per essere con noi. Buonasera a tutti, grazie. E con Davide Alviti, ala dell'Allianz Trieste, nuovo arrivo in casa Allianz, ben trovato. Buonasera. Allora, partiamo proprio dalla partita del Pala Trieste o Allianz Dom che dir si voglia, dalla gara contro Cremona, vinta con 25 punti di scarto e con una ottima prova proprio del nostro ospite. Vediamo. Esordio al bacio per l'Allianz Trieste che conquista la prima vittoria travolgendo la Vanoli Cremona con 25 punti di margine. Henry, Grazzulli e Salviti sono i tre a brillare in uno start casalingo che pur di fronte a un avversario che non pensa certo all'alta classifica fa ben sperare per la stagione. L'inizio di partita rispecchia a pieno l'atmosfera da vernice di campionato con errori e palle perse su ambo i fronti. Doyle è il primo a rispondere a Jarvin Williams ispirando Grazzulli e centrando la prima tripla. Gli americani di Cremona però rispondono colpo su colpo, costringendo Dalmasson al primo time out e portandosi sul 13-17 con TJ Williams. La reazione biancorossa arriva dalla panchina. La Quintana scatena la sua esuberanza cestistica sui 28 metri mentre Alviti piazza la prima conclusione della distanza sulla sirena. 13-0 di parziale più 10 sul tabellone. Il primo allungo di Trieste mette subito in chiaro le intenzioni dei padroni di casa. I successivi canestri di Upson, Grazzulli e Salviti scavano un margine che si fa già importante a metà della seconda frazione. Galbiati cerca di
di mettere ordine sul 39-25, ma i biancorossi hanno un'altra marcia. Fernandez spinge la transizione, Doyle si ripete dalla lunga e Alviti è una piovra a tutto campo. L'ala ex Treviso si fa sentire anche a rimbalzo e consegna a Udanò l'assist del 51-31 che segna a metà gara. Nella ripresa Lavanoli prova a parare i colpi mettendosi a zona, ma non fa i conti con Mike Henry. L'ala piccola dimostra tutto il suo arsenale già sperimentato in Supercoppa e lui il protagonista a salire in cattedra nella seconda metà di partita, fornendo penetrazioni, tiro dalla distanza, recuperi e assist, 24 punti a fine gara. L'uomo di Chicago invece mette le olive nel Martini con ampio anticipo, scodellando due triple che sanciscono il doppiaggio dei Lombardi sul 66-33. Il punteggio poi dilaga in un Palasport che pur a scartamento ridotto si gode la squadra. Dall'81-47 del terzo quarto i triestini devono solo rintuzzare la coria città di Mian che colpisce tre volte dall'arco. Qualche momento di rilassatezza spazzato via dal finale di gara di Alviti che sigla il 100° punto. 102-77 sul tabellone luminoso al termine della prima fatica. Allora, Davide Alviti, una partita che insomma meglio di così era difficile pensare, un esordio casalingo, più 25, dominio assoluto sul parquet, si è rivista un po' quella pallacanestro Trieste che avevamo visto nelle prime gare di Supercoppa con qualche meccanismo ancora meglio oliato, diciamo così. Sì, diciamo che la Supercoppa per noi è stata un po' un banco di prova molto importante perché alla fine ci dava un po' quel pepe nelle partite perché erano partite comunque importanti e ne abbiamo vinte tre, all'inizio ne abbiamo perse tre, le ultime tre, e però ci ha dato sia aspetti negativi e aspetti positivi e in queste due settimane, fin dalla Supercoppa, all'inizio del campionato abbiamo lavorato tanto, abbiamo lavorato sui nostri pregi e sui nostri difetti e ci siamo fatti trovare pronti ieri contro Cremona. Tra l'altro una Trieste che si è confermata squadra che ama magari fare quel passaggio in più, no? Quella circolazione di palla che avevamo visto già in quelle prime gare al Pala Trieste che si è confermata in questa gara di campionato e abbiamo visto diverse azioni in cui c'è proprio il piacere anche da parte degli americani che molto spesso ne lasciano da parte qualche egoismo per fornire l'assist ai compagni. Sì, diciamo che non siamo una squadra creata sul talento, tra virgolette, di concludere le partite o di concludere un'azione da soli, quindi questa voglia, questo desiderio di passarci la palla è dovuto in primis allo staff tecnico che ormai da due mesi stiamo lavorando su queste situazioni e nel secondo piano ai giocatori, ovvero a noi che ci cerchiamo, ci troviamo soprattutto, perché non è facile poi trovare subito l'alchimia in tutti questi giocatori, no? Tutti nuovi poi tra l'altro. Tra l'altro confermata, diciamo così, comunque una leadership a livello realizzativo di Henry che aveva subito fatto bene, un Doyle in crescendo e un Grazulis, un altro giocatore che arrivato dalla 2 si conferma di assoluto livello. Sì, siamo una squadra duttile soprattutto e possiamo attaccare la difesa in tanti aspetti, in tanti punti e questo ci deve far forza. Ecco, l'unica cosa di che posso mettere a punto di ieri è che abbiamo un po' mollato quando eravamo sopra di 25 e lì però dobbiamo restare concentrati perché con squadre magari a livello di esempio Milano, Sassari che incontreremo domenica prossima. Non ti puoi permettere quei momenti, diciamo, di rilassatezza. Ecco, il tuo impatto con Trieste, perché è il tuo primo anno qua dopo ovviamente l'esperienza a Treviso, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista insomma, anche della città, della vita, del quotidiano. Beh, dal punto di vista fuori dal campo, diciamo che Trieste è una città bellissima e ho visitato un po', prima venivo solo da avversario quindi non potevo visitarla, non potevo fermarmi, però adesso che ci vivo la sto apprezzando, anzi complimenti perché è veramente una città bellissima e invece per quanto riguarda in campo è con Eugenio, con tutto lo staff tecnico, con i giocatori. Mi trovo veramente bene, c'è un gran gruppo anche fuori dal campo, intendo in spogliatoio, quindi sarà veramente da divertirsi quest'anno.
Allora, passiamo alla Triestina, la gara d'esordio a Rocco, poi ne parliamo assieme con Andrea Procaccio, che non è stato della partita per infortunio purtroppo patito in quel di Potenza, poi ci racconterà anche di questo, ma andiamo intanto al match, la gara d'esordio purtroppo amara, una Triestina che non è riuscita a impattare la partita, nonostante tantissime occasioni sotto porta. Sono circa i 10.000 abitanti del comune di Matelica, piccolo comune nella provincia di Macerata, nelle Marche, a poter esultare dopo l'epilogo del match di ieri fra Triestina e Matelica, squadra neopromossa in Serie C. Male quindi la partenza dell'Unione, che come gli anni scorsi ha di certo obiettivi molto importanti, basti pensare anche agli arrivi dal mercato e ai giocatori già in casa che ambiscono alle vette del girone. Parte bene la neopromossa con un tiro alto di Leonetti da dentro area. Da un fallo a centrocampo si sviluppa l'azione che porta il Matelica in vantaggio. Parabola lunga che De Santi scoglie il volo in tuffo angolando un quanto basta per depositare la palla oltre la linea, complice anche una sporcata di Struna. Il vantaggio spiazza la Triestina che però ci prova subito. Al 17esimo i rossolabardati reclamano un fallo di mani in area chiedendo un rigore che non viene concesso, anzi un penalty viene assegnato agli ospiti dopo un contatto in area fra Leonetti e Lodi. Lo stesso Leonetti calcia ma non realizza, vedendo la palla come in un flipper andare da una parte all'altra prima di essere allontanata dalla difesa giuliana. 35 minuti l'Unione va vicina al pari con un colpo di testa di Tartaglia su calcio d'angolo battuto da Sarno. Cardinali copre lo specchio ed evita l'1-1. Ancora Giuliani, questa volta con Sarno che non assiste ma conclude, ma il suo sinistro non va a rete, complice anche una deviazione. Il pressing dei locali si fa sentire, un nuovo corner avvicina l'Unione al pareggio, ma il Matelica riesce a mettere una pezza. Di Massimo per i locali prova a piazzarla da dentro area, ma la difesa reagisce. Nel secondo tempo subito Triestina con Sarno che non trova l'angolo giusto. Poco dopo occasione d'oro, sempre con Sarno protagonista. Una trivella libera Granoce che in spaccata serve in mezzo per la corrente Petrella che calcia a colpo sicuro ma vede la sfera subire una deviazione sufficiente per non centrare lo specchio. Doppia occasione Triestina con Gomez in serpentina a non trovare il compagno e Rizzo impreciso su botta di prima intenzione. Un minuto dopo pericolo per Freddi che a seguito di un inserimento avversario in area fa suo il pallone. L'Unione ci prova più con rabbia che con lucidità. I tentativi degli ultimi minuti sono arrembanti ma la frenesia causa imprecisione o nervosismo. Il triplice fischio consegna al Matelica una vittoria fuori dal pronostico. I quasi 1.000 spettatori del Rocco fischiano la Triestina per questa prima uscita in campionato e al contempo applaudono gli avversari che hanno fatto la loro partita ottenendo in maniera corsara un risultato che rimarrà nella memoria di giocatori e tifosi della squadra marchigiana. Così è andata ieri purtroppo al Rocco, come dicevamo Andrea, tantissime occasioni per la Triestina che purtroppo non è riuscita a impattare la partita, probabilmente mai vai sull'1-1 e magari provi anche a vincerla, porta stregata ieri. Sì, secondo me sì, porta stregata, potevamo creare qualcosa in più perché secondo me loro al secondo tempo ci lasciamo tanto spazio e quindi abbiamo sprecato troppe occasioni e questo non va bene, dobbiamo comunque cercare di migliorare sotto porta perché comunque ci alleniamo tutta la settimana su conclusioni, su sviluppi e spero sia solo un passo falso, nel senso la prima di campionato capita che molte volte una squadretta, secondo me confronta a noi una squadretta, e riesce a fare il colpaccio come è successo Limolese a Padova, il Fano ha pareggiato a Perugia, quindi secondo me non è... Dobbiamo stare tranquilli, solo questo. Certo, pensare a lavorare, tra l'altro si gioca subito in Coppa Italia a Monza, anzi sono già in partenza i ragazzi e forse la cosa migliore dopo questa partita è tornare sul campo, no? E provare a vincere una partita per cambiare testa, anche perché la Triestina ha ben impressionato in precampionato, addirittura con la Lazio mi sentirei di dire. Sì, ti dirò, con la Lazio abbiamo fatto un partitone come l'abbiamo fatto l'anno scorso con la Juve. Però quelle secondo me sono partite diverse, perché cerchi di dare tutto quello che hai, perché giochi contro una Serie A. Secondo me quando prendi queste partite le prendi in un altro modo. Secondo me è sbagliato, perché comunque è sbagliato. Sono contento che domani si gioca già Monza, e trasmetteranno la partita su Rai Sport, giochi contro la squadra di Berlusconi, una squadra di Serie B. Quindi magari... Ci sono extra motivazioni, diciamo sì, così. Questo, ecco. Sì. Poi naturalmente se al palazzetto i 1.000 spettatori, allo stadio è tra virgolette ancora peggio, nel senso che si sente poco o nulla, no? Cioè quasi, sembra quasi di essere a porte chiuse, tra virgolette. Sì, perché comunque 1.000 persone, comunque abituati a 4, 5.000, 6.000 persone, si sente la differenza. Però dobbiamo anche abituarci a questa cosa qui, perché potrebbe capitare di nuovo, e potrebbero riaprire gli stadi al 25%, quindi vuol dire che 6.000 persone potrebbero arrivare,
e devi abituarti, nel senso devi pensare che devi vincere comunque, che ci sono tifosi o no, perché comunque sembra un amichevole quando non ci sono tifosi, però sai che devi vincere, comunque l'obiettivo è quello di vincere. Certo, tornando invece alla prestazione, alla partita, guardando anche i lati positivi, abbiamo visto un Sarno comunque molto effervescente, molto capace di inserirsi, di creare per i compagni, e una squadra che comunque, da quello che vedevamo in campo, appunto aveva una grande propensione offensiva. Effettivamente è mancata la finalizzazione, in particolare Sarno però molto brillante. Sì, 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 Vincenzo lo conosciamo, è funambulo, è uno che salta sempre l'uomo, fa finta di calciare, rientra, sterza, quindi ti dà sempre l'opportunità di fare gol. Per un attaccante è più facile giocare con lui, ma lo stesso Di Massimo, lo stesso Petrella, lo stesso Mensah, che arriverà comunque tra una ventina di giorni, e sono giocatori diversi. Mensah magari è uno che più punta sulla velocità, Di Massimo è uno che più punta sulla finalizzazione, sul rientrare, crossare, e Vincenzo è più uno che gli piace entrare in campo, cercare di giocare e creare superiorità. Certo, ecco, ci racconti di te, perché Andrea, purtroppo questa frattura del quinto metatarso, sì, della partita di Potenza, come va? Ti avevo visto arrivare in stampelli ingessato, qual è il percorso all'orizzonte? Allora, bene è un'altra cosa, nel senso, certo, purtroppo dovrò star fermo 3 mesi, tornerò i primi di gennaio alla prima partita che ci sarà, e mi sono fatto male da solo sul sintetico a Potenza. Traversa l'anno scorso, rigore non dato, e quest'anno il piede non è andato benissimo. Non è andato benissimo. Però sono cose che capitano, fanno parte del calcio, è difficile trovare anche un ragazzo che non si infortuna proprio mai. A me non era mai capitato, quindi è la prima volta. Dovrò adesso stare col gesso un mesetto e piano piano inizierò a fare riabilitazione, tutore, così. Certo, naturalmente il nostro fortissimo in bocca al lupo. Grazie. Torno invece a Davide Alviti per capire dal suo punto di vista in questa prima di campionato, dare anche uno sguardo al campionato che sarà, no? Con una Milano non probabilmente assoluta protagonista, ma con squadre come Sassari, come Bologna, Sponda Virtus e non solo, Venezia, di grande qualità, un po' tutti dicono il livello si è ulteriormente alzato. Sì, difatti sono contento che si è ulteriormente alzato, perché dà movimento, comunque dà visibilità alla Serie A di pallacanestro, che magari è stato un po' sottovalutato in questi anni, no? E quindi sono contento anche con l'arrivo dell'anno scorso di Teodosic, di Rodriguez, quest'anno di Datome, e quindi siamo contenti che comunque questa Serie A si sta dando tanta visibilità, sta tornando soprattutto sulle piattaforme televisive anche. Certo, insomma, perché in questo momento ovviamente è quello lo spazio di fruizione per tutti, perché al momento rimaniamo a 1000, vedremo se ci sarà il tema del 25% per stadi e palazzetti, ma la situazione attuale, qua parlo da cronista, non è che proprio faccia sperare benissimo, quindi insomma teniamoci intanto stretti quei 1000. Davide, dal punto di vista dell'Allianz, che campionato può essere? Perché abbiamo visto comunque una formazione che da subito si è posta come squadra comunque ambiziosa, no? con 7-8 tiratori dal perimetro, con una grande qualità dall'arco, magari il centrone classico non c'è, ma non c'è quasi neanche nell'NBA, quindi come dire, ormai il basket è cambiato. Sì, sicuramente è cambiato il basket, però ecco, quello che dicevi tu mi allaccio alla parola che hai detto di essere ambiziosi. Bisogna essere ambiziosi perché è un campionato difficile, è un campionato di comunque livellato tra squadre, a parte le big che hai citato tu prima, però comunque le altre squadre sono tutte al pari livello, quindi ecco, dobbiamo essere ambiziosi e dobbiamo contraddistinguerci in campo con voglia, sacrificio e volontà di vincere ogni partita. Tra l'altro credo che, insomma, da Treviso a Trieste, anche con questa squadra, per te è anche, come dire, un anno in cui speri di fare un ulteriore salto, diciamo, verso l'alto, anche dal punto di vista personale. Beh, assolutamente, noi sportivi, parlo per me a livello soggettivo, cerco sempre di alzare l'asticella ogni volta, e l'anno scorso non ho trovato tanto spazio a Treviso, quest'anno ho la possibilità di trovare dello spazio di fare cose positive, e dobbiamo e devo sfruttarla assolutamente.
Andrea, invece per quanto riguarda la Serie C Girone B, un campionato con tante squadre anche qui di livello, di qualità e con una Triestina che però è stata subito chiara a partire dal suo numero uno milanese, meglio dire milanese Biasin, nell'ambizione di provarci ancora una volta, di tentare la scalata al vertice e di provare insomma il tutto e per tutto per questo benedetto salto di categoria, no, che da due anni tra finale e playoff, no, siamo sempre lì a poca distanza, ma bisogna completare l'ultimo passo. Sì, è comunque un campionato difficile come sempre, perché è salita al Vicenza, ma comunque è retrocesso al Perugia, e c'è comunque il Sudtirol che ha fatto una buonissima squadra, il Carpi, il Padova, quindi sono sempre squadre che anche loro puntano a vincere come puntiamo noi. Non sarà facile, perché comunque non lo è mai, e quest'anno vogliamo vincere comunque partendo da Potenza, perché comunque ennesimo rigore non dato, eravamo messi bene anche a livello mentale, e magari poi toccava a noi giocare contro la Reggiana e magari davano rigore a noi e lo facevamo, ma e magari il Potenza la sbaglia. Quindi secondo me c'è qualcosa dentro, hai capito? Quindi noi vogliamo vincere, e te l'ho detto, dispiace per ieri, è stato un passo falso, però non dobbiamo guardare indietro, dobbiamo guardare avanti. Anche perché la Triestina, diciamo, pre-Covid, mi viene da chiamarla sì, così, soprattutto da gennaio in poi, era una squadra che era in grado di battere qualsiasi avversario, si era rinforzata molto sul mercato e proprio su quel, diciamo così, architrave, no, di centrocampo, attacco e difesa, no, su quei giocatori chiave come Lodi, come lo stesso capitano Lambrughi, Granoce che è rimasto, Gomez, si è ricostruito ancora una volta, così come lo stesso Andrea Procaccio, che è uno di quelli che negli ultimi anni ha praticamente sempre giocato. Ora non vorrei portarti sfortuna, tanto ormai si può giocare, però le statistiche dicono questo. Sì, ti dico, le ultime 5 partite prima del Covid erano 4 vittorie e un pareggio, di cui 2 partite abbiamo fatto 4 gol, e quindi certo, era iniziato un meccanismo che andava bene. Poi comunque il Covid è tutto, prima partita contro il Sudtirol l'hai vinta, nel senso giocando anche un buon calcio, perché comunque il secondo tempo l'avevamo schiacciati. E adesso, te l'ho detto, secondo me è stato un passo falso, perché comunque non siamo questi e si è visto che non siamo questi, e sembravamo un po' lenti nelle giocate e noi non lo siamo. Quindi io spero sia il Matelica di turno e l'abbiamo presa sottotono, io spero sia questo. Tra l'altro, dopo la parentesi Monza, che speriamo già carichi di benzina nel motore i ragazzi di Gautieri, c'è l'appuntamento in quel di Cesena il 4 ottobre alle ore 15, che sarà la prossima gara di campionato, sì, con un altro avversario che, insomma, se non sbaglio, in passato ci ha fatto penare un pochettino, dai. Sì, anche perché l'anno scorso è stato il periodo in cui avevamo perso, mi sembra, 3 partite di fila, e a Cesena avevamo perso 3-2, e invece poi al ritorno eravamo riusciti a vincere 4-1. Però Cesena anche lì è una bella squadra, squadra tosta, bello stadio, bel tifo, quindi sarà un'altra bella sfida da fare, anche perché poi c'è subito Modena, che è stessa squadra, e quindi si inizia a prendere un certo tipo di punto, nel senso vinci una, vinci l'altra, piano piano ti... Certo, forse paradossalmente meglio per la Triestina giocare, sì, con un avversario, sì, no, che sì, gioca a viso aperto e non si mette 11 dietro la palla per avere la possibilità, sì, di avere spazi, no? Certo, sì. Allora, Davide Alviti invece, prossimo impegno per la Pallacanestro Trieste con il banco di Sardegna Sassari, del Poz in trasferta, quindi diciamo così, da una prima partita, virgolette, un po' più comoda, si arriva un avversario che è uno di quelli che proverà a insidiare Milano per il titolo. Sì, Sassari è da un paio d'anni che la conosciamo bene per quanto stia facendo bene, stia costruendo bene un bel gruppo, e sarà una trasferta insidiosa, anche perché giochiamo fuori casa, la prima trasferta dopo diciamo i 4-5 mesi che siamo stati fuori, e quindi ci dovremo riabituare anche a giocare in trasferta, e non sarà facile sicuramente. Ti chiedo anche per te come è stata diciamo l'impatto con il pallone, soprattutto perché ovviamente sia chi gioca a calcio che chi gioca a basket difficilmente in casa no,
tirava canestro, calciava in porta, quindi ne abbiamo parlato qualche volta con Fernandez, no? Del fatto che quasi tutti gli sportivi non erano mai stati nella loro vita senza il loro attrezzo e senza banalmente tirare canestro, che alla fine, no, è la base, se non fai quello è dura. Sì, diciamo che durante la quarantena ho fatto degli esercizi per mantenimento comunque, però non sono paragonabili, certo, agli allenamenti. E il ritorno in campo, il ritorno ad allenarsi con dei ritmi comunque elevati non è stato facile assolutamente, soprattutto anche l'impatto col pallone, perché sembra una cosa un po', non so, astratta, cos'è il pallone, però comunque è come quando vai in bici, no? Non vai da tanto tempo in bici, poi riprendi la bici, ci vogliono quei 2-3 giorni a settimana e poi ritorna tutto come prima. E credo c'era anche tanta voglia di tornare, no, ad allenarsi con i compagni di squadra, a giocare, cioè una voglia credo diversa dal solito. Una voglia diversa, secondo me più voglia rispetto alle altre volte o quando si inizia un campionato, perché comunque non era mai capitato una cosa del genere, come dicevi tu prima, di stare 4, 5, 6 mesi senza vedere un compagno, senza toccare un pallone, senza giocare agonisticamente, quindi è normale che la voglia sia raddoppiata. Andrea, per te com'è stata la ripartenza? Com'è stata la ripartenza del gruppo in una Triestina in cui abbiamo detto, diciamo, sono state aggiunte, non sono state grandissime, diciamo, stravolgimenti di squadra, vi conoscete bene, e com'è stato ripartire? Ma infatti su quel punto di vista è stato più facile, perché comunque ci conoscevamo già e la maggior parte delle persone che c'erano l'anno scorso c'erano anche quest'anno. Adesso hanno aggiunto qualche innesto, qualcuno è andato via, ma bene o male siamo sempre stati gli stessi. Quindi secondo me per noi è stato un po' più facile. E iniziare già gli allenamenti, sapevamo già cosa fare, sapevamo già ormai le giocate, quindi comunque abbiamo conosciuto il mister come una volta, ormai è rimasto così, quindi noi sappiamo già quello che vuole fare lui, sappiamo i suoi movimenti e li abbiamo messi subito in atto. Tra l'altro, oltre al mister è tornato Coletti, non da giocatore ma da vice, tu ci avevi giocato, avevi condiviso il campo, com'è? Perché io ho visto qualche allenamento, ho visto un bel martello anche da... Sì, è uguale, è rimasto uguale, era un martello prima e un martello adesso, però è giusto che sia così e serve comunque una persona così nel nostro gruppo, perché comunque se è il primo che ti dice bravo se sbagli, il primo, se fai giusto, se sbagli comunque ti corregge e quindi ci dà una grossa mano. Certo, ora, naturalmente entrambi siete sottoposti a questi continui tamponi, a questi, sì, continui controlli che credo siano diventati praticamente un'abitudine. Così. Sì, diciamo che sotto il mio punto di vista non ci si abitua mai al tampone, ecco, però... Che è fastidioso. Che è molto fastidioso. Abbastanza, sì. Ecco, però voi siete, vi pare, ogni quanti giorni? 4-5 giorni prima di ogni gara. Di ogni partita. Sì. Quindi praticamente una volta a settimana. Certo, quindi insomma, vabbè. Fa parte del gioco, ma non è evidentemente non è tutto spettacolo, no? Ecco, insomma, vabbè, insomma, purtroppo questa stagione sarà così, sarà un po' particolare anche dal punto di vista nostro televisivo, perché come vedete in questa anticipazione del Caffè dello Sport che parte in formula piena da lunedì con un'ora e mezza di trasmissione, siamo dislocati in maniera particolare in studio per rispettare le distanze, sarà così anche nel corso delle stagioni, ci saranno ospiti naturalmente via Skype per arricchire la platea senza evidentemente affollare lo studio, anche perché sarebbe di fatto impossibile vista la normativa anti-Covid. Grazie Andrea Procaccio, grazie Davide Alvini, grazie a voi per grazie essere voi, stati davvero con noi, in bocca al lupo per le prossime gare di campionato, noi ci vediamo lunedì alle 21 sempre su Tele4. In collaborazione con Alexa, cosa faccio con questi vecchi gioielli? Vai alla gioielleria Monte Carlo. La gioielleria Monte Carlo acquista oro, argento e pietre preziose con pagamento immediato a prezzi imbattibili. Gioielleria Monte Carlo, via Ghega 19, di fronte al Conservatorio Tartini a Trieste.
Italspurghi Ecologia. Dal 1984 accumuliamo esperienze ed eliminiamo rifiuti. Operiamo con successo a livello civile, industriale e pubblico, con il nostro vasto parco mezzi ed una solida esperienza acquisita sul campo. Italspurghi Ecologia ti libera in modo sicuro di qualsiasi tipo di rifiuto. Hai problemi con i tuoi scarichi? Risolviamo qualsiasi emergenza, anche quelle che devono ancora accadere. Italspurghi Ecologia è tutela dell'ambiente in ogni senso, ma soprattutto in concreto. Pronto intervento Italspurghi Ecologia 800 329 669. Attivo 24 ore su 24. Summer & Co. Shipping. Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste ha riaperto al 100% in sicurezza, ma con il 50% di sconto su tutti gli occhiali da sole, sulle montature da vista ed anche sulle lenti da vista. Un assortimento incredibile delle migliori marche, tutto scontato al 50%. Fatevi un regalo al 100% in sicurezza, ma con il 50% di sconto. Vi aspettiamo da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste. Becta SRL, da 24 anni al servizio della provincia di Trieste. Siamo qui a proporvi i nostri migliori climatizzatori giapponesi. Fuji Electric, Fujitsu, Hitachi, Mitsubishi Heavy Industries, con garanzie fino a 8 anni. Chiamateci per un sopralluogo gratuito, verremo a casa vostra, dotati di dispositivi di protezione individuale necessari per garantire la vostra e la nostra sicurezza. Apparecchiature in pompa di calore ad altissimo rendimento, efficienza e qualità. Inoltre potremo anche proporvi le nostre apparecchiature per l'igiene dell'aria. Zinelli e Perizzi presenta il Centro Cucine Hacker in Spazio Caboto a Trieste. Grande design e convenienza in uno spazio dedicato alla tua voglia di cucina per esprimere la qualità tedesca ad un prezzo italiano. Inoltre, soluzioni di arredamento in grado di tradurre funzionalità ed aspettative, caratteristiche dell'inconfondibile. Firma Zinelli e Perizzi, in via Caboto, angolo via Malaspina. Spazio Cavana, spazio alle idee.